Potevi anche essere una spia. Bisognava metterti alla prova. Con una pistola scarica? Te lo spiego poi. Supponiamo che tu fossi una spia. In carcere, quando l'FLN prende contatto con te, tu fai finta di essere per la rivoluzione. E i francesi dopo ti fanno evadere. Sì, sparandomi addosso. Anche quello poteva essere un trucco. Tu evadi. Ti presenti all'indirizzo che ti hanno dato i fratelli in carcere. E così entri in contatto con me. Non so ancora come ti chiami. Mi chiamo Kader. Sari Kader. Dunque, per entrare nell'organizzazione dovevi compiere un attentato. Potevo dirti di uccidere il barista, ma si tratta di un algerino e la polizia poteva anche lasciartelo ammazzare pur essendo un loro confidente. Obbedendo a quest'ordine non ci avresti dimostrato di non fare il doppio gioco. Ecco perché io ti ho detto di sparare al poliziotto francese, perché questo i francesi non te l'avrebbero mai permesso. Per concludere, se tu eri con la polizia non avresti commesso l'attentato. E non l'ho commesso, infatti. Praticamente no. Non hai potuto. Ma l'importante è che ci hai provato.